La domanda è: ma non ci sono principi costituzionali che riconoscono l'importanza della sfera affettiva anche in carcere, per favore? Benissimo. Grazie. Avevamo intuito che questa fosse la conclusione. Io chiederei alla professoressa Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, di rispondere a questa domanda. Grazie Marco, grazie Anna Maria. Da donna a donna, da mamma a mamma, da moglie a moglie, nonna non ancora, neanche bisnonna, ma insomma speriamo di arrivarci. Grazie innanzitutto per, si sente, sì? Di aver rappresentato, no, più vicino, è acceso? Sì, non so se è acceso, devo fare qualcosa. Adesso forse si sente meglio. Grazie innanzitutto perché è stato detto anche da chi ci ha preceduto, da Donatella Stasio, dal Presidente, noi siamo qui per conoscervi, per conoscere quali sono i bisogni più brucianti, e mi colpisce che siamo partiti proprio dal tema dell'affettività. Perché ho sempre pensato che, è vero, il carcere ti toglie la libertà di muoverti, ma soprattutto crea una distanza negli affetti. Non te li toglie, per carità, quelli non si possono togliere tirando su dei muri o delle barriere, ma si vivono tutti in una dimensione di mancanza, di nostalgia, e tanto più manca qualcosa quanto più è intenso e presente, come lei ci ha comunicato, il legame con le persone care. Ci sono principi costituzionali che parlano dell'affettività, dei legami, dei rapporti cari anche in carcere. Sì. Sì, perché la Costituzione guarda alla persona in tutti i suoi bisogni e la persona è presa in considerazione, per esempio, gli articoli 29, 30 e 31 nell'ambito della sua vita familiare, la famiglia, la maternità, questi rapporti sono ben presenti alla Costituzione che li tutela come diritti e doveri. E questi diritti e doveri, come è stato detto, non si fermano fuori dalle mura del carcere. L'ha detto il Presidente, l'ha detto il Presidente Silvestri in quell'altra occasione. Il carcere non è un esilio che vi priva dei diritti e dei doveri. Questa Costituzione parla a voi. Non si discute circa il fatto che questi diritti spettino anche alla popolazione che è detenuta in carcere, certo in un modo diverso, il modo, il come non può non essere diverso, perché bisogna tenere conto di tanti fattori, essenzialmente dei problemi della sicurezza. Lasciatemi dire due altre ragioni per cui è importante quello che ci è stato detto. Primo, per il fatto che a voi spettano quei diritti e quei doveri. Secondo, perché incidere su quei rapporti significa spostare l'afflittività della pena anche su persone che non hanno commesso nulla. Quando si incide su un rapporto si tocca la vita non di una sola persona ma anche degli innocenti, tanto più se sono minori. Terzo, perché, e l'ordinamento penitenziario lo riconosce, mantenere sani rapporti familiari fa parte ed è un aiuto, un sostegno decisivo per quel cammino di rinascita, rieducazione che incomincia qui in vista di quello che accadrà. Cosa può fare la Corte Costituzionale? La legge già prevede tante cose, i colloqui, l'individuazione della sede detentiva che permetta i rapporti. Si può fare tanto di più. Si può fare tanto di più. La Corte Costituzionale cosa ha fatto? L'ha detto il Presidente prima. Ha cercato soprattutto di rimuovere gli ostacoli che impediscano con delle preclusioni assolute dei contatti all'esterno fino a una certa epoca, per esempio l'assistenza ai figli fuori, l'assistenza esterna, oppure la detenzione domiciliare speciale. Ha cercato di evitare che ci fossero delle regole, delle barriere che a determinati settori della popolazione carceraria impedissero questi rapporti.
Noi non abbiamo il potere di costruire nuove norme e per aumentare determinate facilitazioni, la telefonata, le stanze coniugali, tutto quello a cui lei ha riferito, ci vorrebbero degli strumenti che non sono in nostro possesso. Noi possiamo togliere gli ostacoli a questo tipo di, diciamo così, di relazioni che sono così importanti per il valore della Costituzione e per la finalità rieducativa della pena. Ma vorrei concludere, so che il mio tempo è scaduto, con una sottolineatura. Noi possiamo rimuovere degli ostacoli e lo abbiamo fatto quando ci è stato richiesto e ci è stato consentito, il che ha voluto dire dare una grandissima responsabilità ai magistrati di sorveglianza e all'amministrazione penitenziaria, perché togliendo i divieti rigidi noi diciamo valutate caso per caso, guardate bene, perché certo in quelle telefonate voi potete parlare col figlio malato ma anche chi ha legami con la criminalità organizzata, con altri, è ovvio che ci sia un problema serio da valutare, da contemperare. Abbiamo chiedendo l'individualizzazione di queste decisioni, a chi ha la responsabilità del carcere di prendersi enormi responsabilità, di scegliere, di capire quando è possibile concedere di più. Il loro è un atto di fiducia nei vostri confronti, il vostro è un atto di fiducia in chi questa responsabilità ce l'ha e deve prendere un coraggio, una responsabilità sulle sue spalle per sfruttare tutto ciò che nell'ordinamento è previsto per consentire, sostenere, favorire con particolare cura questi rapporti così decisivi. Grazie.